Salve a tutti ragazzi, qui è Vostantani che vi parla. Oggi torniamo sul canale con PES 2020 con il nostro Nottingham Forest. Sono in compagnia di Roberto. Ciao Ciao a tutti. Robby. Allora, partita Ciao. con il Charlton che è molto importante perché ci permetterebbe di agganciare e superare la stessa squadra e vediamo anche perché siamo tutti vicini e siamo leggermente in risalita, quindi andiamoci a fare la formazione. Allora, vediamo un po'. Direi che vanno tutti bene. Attenzione. Potremmo rischiare Mikhailov dall'inizio. Visto che Vai. lo vedo in forma. Proviamo a giocare così. Ovviamente Kastdin e Saugni rigorosamente in campo perché ci mancherebbe. E quindi Bestemmia, però esatto. io ho ripreso Jervis nel Leeds, sai che ho fatto quella puttanata di sovrascrivere Sì. le... Ma guarda veramente che balle, Mikhailov riparte il capitai campionato del Vivi. Nottingham. Saugne, Brosco, Tuja. Che Brosco e Tuja stanno facendo una buona cerniera, lì. Saugne, Sì, molto. Ettic, può avanzare Tuja. Giù. Ancora Tuja, scatenato Tuja, attenzione. Poi Arcas che non arriva alla conclusione, peccato. Subito Nottingham Forest vicino alla prima conclusione in porta. Oh, schermo intero, vai. Come Teixeira. giocassi lì? La palla di Mikhailov per Arcas anticipata, allora Ledley. Taylor. Vai. Tuja. Arcas, qui ha rischiato il Charlton. Ettic, sovrastato di testa, poi Brosco, brava a non farsi superare. Tuja. Pallister. Poi Mikhailov, ancora per Arcas. Attenzione, Arcas che ci prova. E la gran parata del portiere del Charlton. Bella azione del Nottingham Forest. Bella palla per Arcas, forse poteva anche servire Kastdin, ma non era messo bene in realtà. Kastdin No. dalla bandierina. Mikhailov! Gran gol di Mikhailov. L'1-0 di Mikhailov. Era in forma. Il colpo di testa era anche difficile, mamma mia, da dove è passata quella palla. Angolo di Kastdin, come al solito. È passata fra il difensore e il palo. Vabbè. 1-0, gol di Mikhailov. Punti questi che sarebbero importanti. Madonna. Sar. Basta l'audio della tele, se no c'è audio qua e audio là. Parrington. Terza media, ma qualcosa ci arrivo. Mikhailov, Pallister, ancora Pallister, poi bravo Arcas a rubare palla, rimessa è per il Charlton. Ragazzi, siamo anche in 5 spettatori, grazie. Ah sì, grazie. Benvenuti. Attenzione, poi Brosco, la palla che resta lì, Williams, il fallo di Ettic pericoloso di lì. Sì. Attenzione, ed è la gran parata del nostro portiere. Mamma mia, ci è mancato veramente niente. Di Sì. Melikov, gran parata.
Faradona. Sì, vogliamo batterlo il calcio d'angolo o ci vuole un'era? Va bene, ok, palla fuori. Forse un po' troppo lungo quella distanza. Ecco, ora il problema sono tutti marcati. Va bene. Brosco. Saugne. Sceglie di andare in mezzo per Ettic, bella apertura. Poi ancora Saugne. Ancora Ettic, che è libero da marcature. Castedin, Saugne. Castedin invece c'è sempre minimo due avversari su Castedin. Su di lui. Saugne, la palla per Teixeira. Ancora per Saugne, la palla ancora per Teixeira che ci arriva proprio al pelo. Saugne, il cross, Mikhailov che non ci arriva. Peccato. Era solo. Solly. Williams. Ledley. Poi Tuija. Tuija per Pallister. Ancora Castedin per Mikhailov. Mikhailov per Saugne. Ancora Mikhailov 1-2 il palo. Mamma mia. E si salva il Madonna. Charlton. E si salva il Charlton. Veramente. Lì, se fosse stata una deviazione normale, prendeva il corpo dell'estremo difensore e andava dentro. E Sì, invece, sì, sì. no. Teixeira. Pallone per Saugne. Saugne che punta, salta l'avversario. Saugne la mette in mezzo. Mikhailov la traversa che salva il Charlton ancora una volta. Uscita kamikaze del Mamma mia. portiere che la tocca quanto basta. Adesso ce n'è tre. Live. Un gol e due legni per Mikhailov quest'oggi. Torre. Castredin che poi rischia di recuperare anche il pallone. Solly. Sar. Parrington. Ledley. Taylor. Ancora Taylor, poi Brosco. Pallone per Castredin. Arcas, attenzione ancora una volta, anticipato, allora può ripartire il Charlton. Attenzione, la palla per Bon e Tuija fa una gran chiusura. La gran chiusura di Tuija e addirittura è rimessa dal fondo. Tuija e Brosco, nonostante non abbiano un overall eccelso, fanno Giocano sempre il bene loro senza sporco me. lavoro. Sì. Chiorza, Pallister, che poi sbaglia il passaggio. Allora Taylor. Tuija, attenzione, Melikov che esce. Non benissimo. E praticamente aveva riconsegnato la palla al Charlton. Poi Chiorza. Fortunato il Charlton qui nei rimpalli ed è 1-1. 1-1 del Questo è Charlton. Il storia. gol di Taylor. Non si chiude la partita e poi dobbiamo sempre Spero si rincorrere prende. 1-1. Sembra di vedere il Pisa che prendeva il gol, poi dopo reagiva e segnava. Ma c'era un certo Diawara a centrocampo, eh? Dio, Sar. con che giocatore. Mamma mia. Callen. Bon. Poi Grande. Brosco riesce a riprendere il pallone. Saugne. Che evita l'avversario, poi se ne va di forza. Ancora Saugne. Bel passaggio per Mikhailov che prova a girarsi. La palla per Arkas. Attenzione perché Reina. potrebbe essere punizione. Vediamo un po'. Punizione però per il Charlton, ovviamente. Ettic. Saugne.
Paglia per Mikhailov che non ci arriva. Allora Cullen. Sono in 5 soli. Tuia. Poi Teixeira. La palla di ritorno di Saugni ancora per Teixeira che prova a partire in velocità. Ecco. Si propone Saugni. Attenzione a Saugni. La palla dentro. Per Kastedin che di tacco non trova la porta. Altra occasione per il Nottingham Forest. Mamma mia. Non era semplice però. No, no, no. Ma Kastedin fa dei gol delle volte che sono boh. Gyorza. C'ha il piede. Gyorza. Vediamo un po' la rimessa. Dal fondo forse? No, calcio d'angolo. Ancora Kastedin. Mikhailov che sfiora la doppietta. Mamma mia. Caseiro si dispera ma poi applaude il giocatore russo. Il colpo di testa, la palla che esce di un nulla. Mamma poi mia. Poi decideremo anche di fare dei cambi fra una decina di minuti, penso. Sì. Solly. Sar. Cullen. Pallister, poi Bon, Brosco, poi tutti i rimpalli e il gol del Charlton, incredibile. Ah dai, guarda che roba. Ancora Taylor. Tutti i rimpalli, ma via. A me fa imbestialire quando fai fare quei gol lì. Kastedin. Arcas. Arcas messo giù. Si continua. Williams. Poi ancora il Charlton che adesso sembra padrone del campo. Pallister. Pallone per Arcas. La palla per Kastedin, la gira poi per Mikhailov, viene una cosa a metà. Allora, il problema è che io chi metto? Posso è quello. Harrington e basta perché... Ulikainen non lo metto anche perché Saugne può risultare come al solito determinante. Sar. Sì. Abbiamo sprecato tanto, è vero, però il Charlton è stato anche troppo cinico oggi. Se poi il secondo gol che ha preso, che ha fatto, mamma mia, Saugne. L'ho visto primo. Saugne contro Sar, poi Mikhailov, bravo a proteggere palla. Kastedin che salta l'uomo. E poi Arcas che aveva provato a servire Pallister, però la palla rimane lì. E poi come al solito nessuno aggancia il pallone. Ancora il Nottingham che ci prova con Arcas il palo. Ancora. Porca miseria. Quest'anno sti pali e traverse. Aveva già preso la ventina. Clamoroso poi. Entra Harrington. Esce Pallister. Bel giocatore. Bon. Cullen. Guarda, guarda. Porta stregata quella del Charlton oggi. Mamma mia. Ancora Bon. Che... stavolta è solo e Melikov si supera. Harrington che si va a piazzare a... e la gran parata ancora di Melikov, poi Etic. Arcas, poi Mikhailov, marcatissimo. Brosco e il fallo. Vabbè. Taylor. Taylor 3-1.
La tripletta di Taylor all'ottantesimo. L'ha messa in cassaforte ormai. Fortunato Davis. secondo gol perché bel tiro, ma tutti quei rimpalli. Harrington, palla nel mezzo, niente da fare. Etic, poi ancora il Charlton. Tuia. Per Teixeira. Ehi. Appoggio sbagliato. Ancora di Castedin. No, non è possibile. Non è possibile. Dai, su. Guarda, guarda. No, ma neanche. Ciao Marco. Cioè, neanche un Ciao passaggio di un Marco. metro fanno. No, no, ma è... non so come mai. Fai passaggio rasoterra per uscire dall'aria. Tante volte, ok, che magari giocano, in Inghilterra giocano quasi tutte alte, quasi tutte, molto a pressare, larghi, Solly. però sempre sui piedi degli avversari. Io questo non lo capisco come mai. Tu, Mikhailov. no. Poi ancora Mikhailov, Arkas, Sar, Che palle. Davis, Solly. Che sbaglia il passaggio, Teixeira. Che come al solito non rinuncia a giocare il Nottingham Forest, anche se Harrington. Stavolta è buona per Castedin che va a calciare male però. 3-1, ma risultato molto bugiardo. Molto Sì, bugiardo ma il proprio in questo secondo gol, contesto. mamma mia, poi hai preso due, mi sembra, due pali, una traversa, No, o tre pali, una tre traversa. pali e una traversa. Quindi Incredibile, incredibile. Cioè, ti purtroppo fa così il diventare... Charlton si allontana. Scusate, Eh ragazzi. sì, prego. Tripletta di Taylor, incredibile. Ah, oh, buon, bel attaccante quel Taylor lì. Però Sì, se non sbaglio ha avuto era anche quello che fortuna. giocava nell'Arsenal, che poi si fece male. Comunque siamo Sì. lì. Purtroppo anche il Queen's Park Rangers e il Blackburn avevano pareggiato, quindi poteva essere un'occasione buona, ma. E adesso siamo contro i Rovers. Contro il Blackburn, tanto Messi è il miglior calciatore dell'anno, se non ho visto male. Niente, partita Cos'è? contro il 5 Blackburn 6? Rovers. 5 o 6 live? Perché vedo l'icona Ho di sbagliato, Twitch non ho fatto neanche la sotto. formazione. Andiamo bene. Oh, madonna. No. Ok. Ci cacciano qua, eh. Eh sì. Speriamo Porca che miseria. nessuno sia, non sia in forma. Vediamo un po'. Ok, ci è andata di stralusso. Ok. Si incomincia ad Arabio io. Evans. Bell. Tuia di testa. Etic. Subito. Il Blackburn aggressivo. Il fallo su Saugne. Brosco. Teixeira. Pallone per Etic. Poi Saugne. Teixeira. Brosco. Attenzione ancora Teixeira che la mette in mezzo. Goyos si coordina. Era difficile da lì. Ci ha provato Questa sarebbe Goyos. importante, vincerla, prendere 3 punti subito qua, sarebbe importante. Non è facile. Tutta la Championship, non è più difficile della Premier questa qui. Tuia, colpo di testa Arkas, la prende malissimo, allora Goyos, prova a andarla a recuperare, poi Saugne, bel recupero,
lasciato lì sul posto l'avversario. Ancora Saugni. Goyos. La palla è per Castedin nel corridoio per Arcas che segna. 1-0 all'ottavo. Bella. Arcas che non sbaglia. Qui bravo Castedin a darla coi tempi giusti. Sì, non farla giocatore. Andare in fuorigioco. Poi bravo. Pensate che è ancora nel Millwall, nella Master che ho fatto io. È ancora nel Millwall, c'ha 37 anni. Chi è? È rimasto sempre lì, Castellin. Incredibile. Non te lo danno perché fa forte. Ma bella Travis. Lì. Davenport. Vai, H. Attenzione perché attacca subito il Blackburn. Brosco di testa che riesce in qualche modo a recuperare. Poi Saugn. Castedin ha visto Pallister. Poi Pallister che sbaglia un passaggio elementare. Mamma mia. Bravo Brosco qui in anticipo. Poi Brosco con calma. Prova ad addormentare un attimo la partita in Nottingham. Poi Castedin. Qui Goyos fermato. Poi Saugni aveva ripreso palla. Poi qui ancora rimpalli favorevoli ai Rovers. Poi Tuia. Tuia che sbaglia. E poi bravo a recuperare. E mi sono fermato. Castedin. Saugne. Buono. Sbaglia ancora. Fortuna Tuia chiude ancora una volta. Quello non è fallo. Mamma mia. Etic. Goyos di tacco a servire Castledin. E questo era fallo. Una spallata anche. Sì. Niente. Niente da fare. No, ma poi Teixeira. Teixeira che poi sbaglia il cross totalmente. C'era Goyos sul dischetto di rigore. Volevo tirarla lì, ma invece è venuto fuori un obbrobrio. Castedin recupera palla. Poi qui non riesce ad arrivare al tiro Arcas. Chiuso molto bene. Castedin. Trentesimo. Tuia. Bella anticipo. Poi Arcas prova ad allungarsi. Arca. Tanto ringrazio per chi si è iscritto. Grazie. Bene. Poi qui vabbè. Goyos ha provato qualcosa di estremamente difficile. C'è. Sì, lascia fa a Marco, vada. Lasciamo perdere. Sì, per carità. Fatelo poi vedere il secondo gol che ha preso nella partita Milan. Sì, Milan. Quando potrai, Marco. Oh, attenzione, qui è brutta. Per fortuna Melikov salva e poi evitiamo anche il calcio d'angolo. Etic. Castedin. Pallister. Pallister e passala sta palla. Che palle. Madonna, sto Pallister veramente. Ecco. Eccolo lì, sempre il solito. Tanto Melikov esce la disperata e salva su Gallagher, ma sempre il solito giochino e vanno tutti addosso. Che dice PES, Manu, lascia fa. Dice che fa arrabbiare a volte. Fa arrabbiare delle volte, sì. Rimpalli, arbitraggi strani. Arbitro, esci di mezzo. Ma guarda, ora c'è anche l'arbitro. Cioè, ma dai. Vabbè. Chiorza, ennesimo rimpallo.
Poietic. Non prendiamo gol adesso. No. Sì, esatto. No, vabbè, dai, Saugni, ci metti un'ora a passare il pallone e poi fai una ciofeca del genere, dai. Attenzione che Gallagher è libero. Fortuna fischiato alla fine. Va bene. Bene, okay. Dai. 1-0 il gol di Arcas. Meno male. Vediamo un po', 3 punti dopo una sconfitta immeritata. Buonasera. Oh, ciao Davide. No, ma aspetta, adesso me li dà che scrivono. Guarda, sul televisore, sopra l'icona di Twitch. Aspetta un po'. Robe da matti. Sì, perché vedi la chat. Cose. Hanno scritto Manu, ha scritto Marco. Saugni è bravissimo ad andare in profondità. Comunque sto giocando anche a PES, modificando a un attacco è molto più semplice il gioco, a meno uno. Sì, come aveva detto Marco, che non capiva, io gli avevo detto metti in attacco la velocità. Sì, è più lento. Cambia sostanzialmente. Sì. troppo semplice. Grazie. Infatti io l'ho lasciato così. Perché devo mettere gli occhiali perché a ottobre sono 25, quindi sporca troppo. Lasciamo perdere. Non ci credo. Mamma mia, la parata di Mario. Roma Reggiana, eh? Aia. Ma non fa giocare il bomber. Ah, allora adesso gioca il bomber. Gioca il bomber. Ah, no, non gioca il bomber, che sta lì. Ciao Luca. Ciao. Ciao Luca. Tra l'altro è quella di ritorno, la prossima, sì. Nel prossimo video lo vedrai l'andata. Ah, ok. Che mi sembra giocato contro la Roma. Ma guarda, nessuno che va sulla palla, cambio Mino e si disinter... No, cioè, vabbè. No, in realtà gioco con 2 punte, Duca. Cioè, una punta e una mezza punta, eh? No, diceva Roberto, ti posso dire che ho già giocato con la Juve a ritorno e ho giocato titolare, eh? Aia. Vediamo un po' allora che ho stravinto, ti posso dire solo questo, 3-1 ho vinto contro la Juve. Esagerazione, come minimo avevi messo a principiante, sì. Hai ragione Manu, il problema sono sempre gli script, a meno uno giusto, sì, la velocità... Marpa, meno uno. No, l'ho ricominciato perché avevamo fatto una master con il Torino di 3 anni. Sostanzialmente avevamo vinto tutto. Volevo ricominciare qualcosa da zero con i giocatori originali. Perché col Torino avevamo iniziato con quelli della squadra normali, insomma. Volevo iniziare qualcosa con i giocatori originali, prendendo una squadra gloriosa, magari caduta in declino come poteva essere Nottingham Forest, ecco. Abbiamo ricominciato, siamo alla 4ª puntata. Il problema è che con sti giocatori è dura, molto dura, anche perché la partita prima non so se hai avuto il piacere di vederla, ma cioè, è incommentabile. Intanto qui ho fatto una cazzata enorme e ora ne pago le conseguenze, ecco fatto. Comunque Robby ha giocato trequartista contro la Juve. Meno male, l'ha tirata fuori Gallagher. Meno male che l'ha tirata fuori. Mi sembra hai fatto anche diversi contrasti, hai fermato anche Baggio. Addirittura. Mamma mia, stasera mi bevo una pinta di birra. Ecco. È da scrivere questa, che Robby ferma Baggio. È finita. Lasciamo perdere. Devi di tutto, ma tra l'altro io credo che Baggio anche da gente del Torino non credo sia stato fischiato o era fischiata. No. Si è mangiato qua, poi magari ti fanno i super gol e poi si mangiano ste cose. Era fischiato Baggio? Stavo così fischiato? No, un pochino, ma non esageratamente. Come era stata la Fiorentina?
Sì, un po' quando ha cambiato subito il primo anno, poi dopo uno fa l'abitudine, non ci fa neanche più caso. Hai visto Marpa cosa si è mangiato Galak? Che non è un scarso, A eh? te che l'ha visto giocare a Baggio, eh? A te come Oddio, sei che la più forte parata di che ha Del fatto il Piero a quei portiere tempi lì? del Blackburn, Dio santo, Ma perché? io dico, da tifoso del Toro, i derby che ho visto io sono sempre stati tutti e due molto, Ma molto, guarda molto questo. pericolosi. Erano tutte e due forti, tutte e due. Poi dopo l'infortunio del Piero, chiaramente, chiaro che ha mollato un po' perché aveva anche un po' paura di farsi Ma male, se eh. invece Poi mi c'era fece la gol con nazionale. l'Isacco quando si era già fatto l'infortunio, ti sei dimenticato? No, ma io avrei voluto che lei non me lo ricordasse. Ah, Lo so che merito il 2-0, ma ora lo prendo. Sta a vedere. No, Mamma mia, è no, andata no. bene. È andata L'altro fu anche uno dei più dolcissimo. gol, non dico uno dei più belli, ma veramente fece un colpo di tacco lì, ma lì dormi No, secondo no, niente me. da dire. No, no, ha fatto un bel gol. Quello lì non era al Niente Siena, quel colpo di da dire. No, tacco no, no, lì. era contro il Torino segnò. Segnò anche contro il Perugia di tacco, ma mi ricordo contro il Torino segnò al derby. No, non era il Il Siena, non signor diceva il Davide Siena, che Siena. Io mi mi chiede ricordo un sempre gol di il Del dito Piero di nella tacco al piaga, Siena. Francesco. No, no. Eh Poi un sì, ma tacco al volo favorita al lo segnò, 2-0. di tacco al volo lo segnò. Vabbè, mi ricordo il gol di Maresca che fa le corna sotto la... Io Mamma mia. vado via. Io vado Grande. via perché se lo, vado, se lo trovo ancora in giro le do un calcio nel culo, voi. Fa per dire, eh. Ma sì, ma alla fine ci sta. L'aveva fatta Ferrante prima, lui l'ha sfottuto e le ha fatte lui. Madonna, ancora un po' lo ammazzano i giocatori con la mia mamma. No, cioè, che Ci sta, passaggio, gli non ci sfottò tutto. credo. Mamma mia, Melikov in Ma uscita che salva l'89esimo. Marpa ti dice che meriti 2-0. Sì, lo so, ma ora lo prendo, eh. Da vedere. No, no. Sto soffrendo come un cane. Sì. Ah, c'hai gli occhiali all'età di 14 anni. Vabbè, oh, Brusco. Mancherebbe. non è mica da vergognarsi, eh. Anzi, è meglio metterli per scrivere, leggere, soprattutto il cellulare che è scritto piccolo, se tante volte non... o il giornale, se no poi li devi mettere poi tutti. Vittoria soffertissima, ma ce la portiamo a casa. Va bene, Meno contro il Blackburn. male, dai. Era forte sta Roma qui nel 92-93. Eh sì, non era male. Vedere la Dai, io squadra. la Ok. Roma più forte che ho visto, quella di Falcao Sereso, Schopper, Zinetti, Jojo. Carboni, Aldair, Petruzzi, Tempestini, Mihalovic, Bonasini, Giannini, Hasler, Rizzitelli e Mussi. Rizzitelli. Beh, Anche porca troia. Rizzitelli. Facile. Allora. Ok. Sì, era forte, Si Davide. sale a Ma Carboni è 17 quello che andò punti, a anzi a giocare in 16. Valencia. Carboni. Se non sbaglio, sì. Con il Preston North End, Il presto. che è dietro di noi, se non sbaglio. Sì. C'è stato un Giannini momento che funziona per la eravate... porta nella Roma. Giannini era un bel giocatore, sì. Era molto, insomma, non ha mai fatto falli brutti. Ne ha ricevuti, come ne ha ricevuti Totti, Del Piero, la gente lì, Madonna, lo pestavano come pochi. Perché era Vabbè, ma buono. è il trattamento. Comunque in panchina Sì. c'hanno Granit e Carnevale. Allora, c'è un'offerta per chi? Per Goyos ancora? No, no, Ancora Goyos. no. E Granit era Rice. forte. Anzi, Jarvis. Ecco, sì, Jarvis. Poi ho giocato prima con la Fiorentina, c'aveva il Di Baggio, che era il fratello di Baggio, se non mi ricordo male. Sì. Che era scarso. Allora, Mamma mia. Jarvis,
Ok. Io direi di accettare perché noi No. avevamo opzionato, mi sembra, un altro giocatore. Se avevi opzionato un altro e volevi accettare per darlo via e prendevi quello lì, avevi detto. Esatto. Allora, Hanno tolto i zitelli e hanno messo Caniggia. vabbè, insomma, Caniggia anche allora nella c'è Atalanta anche ci fece hanno grandi cose. messo Bittante e De Col. Bittante, Porca troia, ok. Bittante. E il Bittante è Cosenza. pari di milanese. Lo facevi giocare, non capiva una sega. Allora, sì, perché abbiamo opzionato sia Salcedo che Bonazzoli, quindi sì. Ecco, Beh, sì. sono curioso di vedere Roberto con la squadra del 92. Guarda, sto aspettando che arrivi il ragazzo mio figlio, dovevo rientrare domani o dopodomani. Lo sa già che deve venire e mi aiuta. Prende il computer, le do la chiavetta. A te prende Ha detto te lo l'Arturino. faccio. Eh? Prenderà Torino. Si No, alla speculita che Juventus ha prenda detto. Perugia? Calema. Eh, No, Perugia Perugia e non Verona. c'è il Perugia né cosa. Perché non esiste. Non c'è il Perugia, non ce l'ha più messo. Non esiste, sono con Gaucci a piantare l'uva. E Eccolo. c'è l'Ascoli. Va bene, fare allora. Proviamo vino buono. ad Ascoli andarci lasciamo perdere anche a prendere anche lì. questa vittoria contro il La maglia. Preston North End. Ma è gemellata con la Juve l'Ascoli, non mi ricordo male Ma no, io. non Mi è sembra di perché sì. sono Mi bianconeri, no. sembra No, di no, sì. non diciamo fraccate. Si Sembra di sì odiano. invece che sia una scuola Anche con calcio. l'Ancona. L'Ascoli con l'Ancona è gemellato. Ok, allora andiamoci a C'è fare sta l'Ancona partita. Che comunque. l'Ancona è stato in Serie A, mamma mia. Sì, io andai. Negli anni 80, 90 No, l'Ancona. c'è stato anche di recente, 2002. Sì, vabbè. 2002, mi Però sembra quella forte era negli anni 2001-2002. 90. Quella ancora lì sarà Sì, una bella squadra. Vabbè, inizia Vassili che sostituisce Brosco che non è al meglio. dico solo una Etic. cosa. Quando ci presentammo ad Ancona, vennero qua e ci dissero: no, ma non siamo qua per far rissa. E noi c'era gente degli ultras. Ah, ok, no, perché siamo pronti noi. Gli ha Saunne. detto: no. No, hanno fatto tipo un'amicizia con loro, poi sono spariti, boh, non più visto. Peccato. Saugne, Io sapevo che c'era Teixeira, Goyos un'amicizia fra Torino e Perugia prima che che non si riesce a succedesse colpire di quel testa. casino. Fra chi? Fra Torino e Perugia prima che succedesse quel casino famoso, c'era un'amicizia fra di voi. Castedin, Etic, la palla rimane lì. Perché? Non è vero? Chi ha detto questa cosa? E l'ho letto su internet, su commenti, c'era scritto che prima di quel famoso derby 98 c'era l'amicizia con Perugia. E via che avevano fatto vincere lo scudetto nel 76. Mamma mia, Teixeira lo slalom e poi sbaglia il cross. Grande slalom di Teixeira. Allora, no. No? Adesso c'è tra forse. Tifoserie no. Anche perché sono odiatissimi dai viola. Mamma mia. Cagliaritani, Madonna. Non li possono vedere, nessuno quasi. Rude. Ma se avevano detto, hanno fatto l'amicizia con quelli della Ternana. Io ne ho sentite di cavolate, ma come quella proprio, lasciamo perdere. Comunque. Vabbè, ho letto sotto quel video famoso che ti mandai degli sfottò contro i due del Torino, quello c'era, cioè c'era scritto Sì. voi non avete vinto nulla. Sì. Quando E volo loro hanno pensa a vinto molto. Superga e via discorrendo. No, su Superga Devo dire la risposta? No. che non ha vinto nulla. Vabbè, allora finché va lì. Va bene. Perché loro hanno vinto molto. Hanno vinto 18 Champions League, 30 scudetti. Perugia, parlo. Castredin che passa Arcas Murato. No, cioè, vabbè.
Vabbè, il culo di sta gente. No, ma dai, non è possibile. Guarda. Cioè, vabbè. Guarda. Ok, si resta sullo 0-0. Lo script già gioco, sì. Un gran problema. C'era quel fenomeno di Wiss Oliveira nei Cagliari. Ecco, e ovviamente sul contropiede dopo il gol del Preston. Comunque sei sicuro di averla parte, perché sì, la parte, l'affiliazione, perché il tasto per l'abbonati non c'è. C'è, io lo vedo. A parte lo devi mettere te. Lo devi mettere te, ok. No, è la pizza per tanto 8 in live, almeno a me da così. Sì. La gran conclusione di Castri nella gran parata del portiere del Preston. Grazie. Mamma mia. Grazie. Grazie mamma a tutti, mia. Comunque. Dai. C'è Castri, anche Filippano. Etic. Poi rinvia il Preston North End. Gli arbitri sono uccisi di torno quando contrasto l'avversario sarebbe meglio. Comunque. Arrivo subito, vado a bere un po' d'acqua. Pearson. E arrivo e Nottingham pareggia. E dai! Mamma mia, sì. Per fortuna Melikov. Voglia di fottere, ma porca troia, io devo togliergli. No, vabbè. Dai. No. Arcas la palla per Goyos e 1-1. Il pareggio come aveva pronosticato Roberto del Nottingham Forest. Detto fatto, Roberto, pareggiato? Mamma, prepara una cassa d'acqua, anzi di lieva. Errore in difesa qui, vabbè. Poi bravo Arcas a servire Goyos, è troppo facile. Ragazzi, il caldo si muore oggi, mamma mia. E qua minaccia di nuovo acqua. Un afoso incredibile. Sì, anche qua. È coperto, ma fa caldo. Sì, anche qui. Poi gli ci ha dato il giro al trattore, qual è il fosso? Pallister. Goyos, poi voleva servire Arcas. Buono, bel gol. Visto adesso. Arriva sempre in ritardo. Partono tutti a casa. Oh, arrivano il 5 lei. Ora che poi si tiri un po' sulle maniche, perché sennò quel casino di tua sorella è andata via, l'ha lasciata andare, ormai avevano anche pagato e tutto, ma poi quando arriva lo sa che deve aiutarla. Ieri abbiamo lavato, stamattina lavata, minchia, abbiamo fatto una vita, mamma mia. Finisce 1-1 primo tempo. Che gol, ecco, è arrivato stile quello là, gol. Non che ho sentito l'ultima del maestro che hai messo sul gruppo, è meglio del Nirvana comunque, io te lo dico. Ma l'ha visto il nuovo maestro, diciamo, per... mamma mia, c'è che si addormenta su ETS. Si addormenta al volante. Quelle serie. Oh. Tanto entra Nugent. Fatto Nugent, ha giocato anche per anni in Premier. Nugent. Sì. Castelli. È addormentato Francesco sul camion in galleria. Lo vedi proprio che dorme. Il camion va a sbattere contro il muro. Minchia. Mi dà anche tutti il TA con l'auto che poi va nei fiumi. Va nel fiume, guarda. Mamma mia, e Goyos era un fuori gioco. Peccato.
e anche di parecchio. Se non rientri, santo Dio. Vabbè, Massimo Francese. E quando gioca sullo sparatutto. Do cazzo vai, oh, vieni qua. Delicatissimo. Non direbbe qualcuno. Sì, sì. Ci andava dietro. Ma sparagli, no. Ma vuoi sapere quanti anni ha? Quanti anni ha? Nel 95. Pensa a te. Ma guarda te. Castedin, come 25. Si deve fare ruba palla da pollo. Ce l'avrebbe 25 anni. Sì. Sì. Puntati male, eh? Sì, sì, sì. Oh, c'è come non Roberto so che ne dimostra 18. C'è la gente che li porta male. Goyos, la parata del portiere, peccato, peccato, altra occasione. Comunque quando aveva e fatto il la conclusione di Arcas fuori. 20 donne che arriva. Sono non so quanti cavolo è. 100 matte, quanto cavolo era, lo sveglia all'improvviso. Accetta gli elementi, Francesco, ma da dove arriva sta gente? No, ma il bello è che le trova tutti lui, capito? Vabbè, ma quello era famoso, eh? David dovrebbe fare un canale specializzato in trash e basta. Sarebbe il primo in Italia, il primo in assoluto. Chissà quanti ce n'è. C'è la gente che scova talenti, no? David deve scovare la gente trash. Ma quello era già famoso, eh? Sarà almeno un anno che è famoso quindi. E comunque si vede che ha avuto dei problemi, si vede, perché non è una arrabbiatura dovuta magari a un attimo di gioco che non va, che è proprio lui che è così, cioè si vede. Dispiace, perché insomma alla fine non recuperi più. Sinclair, ancora Sinclair che passa, ecco fatto, rigore. Ah no. Ma è quel Sinclair che avevi te, Roberto? No, un altro. Non penso, sai. Eh sì, fallo di... come si dice? Simulazione. Ah, ok. Perché Sinclair non aveva fatto niente, quindi... Cagliari comunque poca roba, su 92-93. Sì. Ora fa lo sbruffone, no? Sì, sì, è quello lì. Fa lo sbruffone. Castledin 2-1. Il 2-1 di Castledin. Se me lo voglio vedere. Ma la squadra più debole di tutti è quella che ho io, comunque. C'è solo un over 80 che è portiere, poi tutti gli altri hanno tutto un 79. Ma l'avessi io over all col 79. Ho capito, ma tutte le altre squadre hanno tutti un over all di 80, 85, 84. Sì, infatti Marco lascia perdere, io credevo fosse rigore. Sì, anch'io Marco. Cioè, lì poteva essere benissimo rigore secondo il metro loro. Sì. Allora, grande, intanto Castro, facciamo dei cambi. Che giocatore, guarda che tocco di proprio. Proviamo a mettere, visto che Arcas non ne può più, proviamo a metterlo seconda punta, vediamo che fa. Ma io ho preso Roberts, seconda punta. No, Richards, seconda punta. Ha chiesto in che anno sei? Se è il primo anno, no? Sì, sì, sì. Sì, ma gliel'ho detto a quel ragazzo prima, sì. Detto. Primo anno. Dai, cappero. Ha sbattuto la testa, dice, per aver dato simulazione. Può darsi, Marco. Mamma mia, è fallo! Su Teixeira, è fallo! Perché? Madonna santa, ma...
Tanto cast di poi giocato nel Torino Pucci, mi ricordo male io. Fuori gioco di Eric. Sì. Ci fu nello spareggio con Perugia. Era in porta, ai rigori anche. No, ma anche in Serie A ha giocato. Sì. Vabbè, era già a fine carriera quando arrivò da voi. Ma io noi lo vidi sabato sera che andammo a Torino, in Corso Casale, che è uno dei corsi più lunghi di Torino, che affianca Valentino dall'altra parte, dove c'è Gran Madre, eccetera. E lì c'è un corso a tre corsie, c'è i semafori. Ci si affiancò con la macchina una sera. Vai Luca, vai Luca! E lui ha tirato giù il festino, fa, ragazzi, è dura, vai, vai, vai. Fagli male, gli ha detto mio amico, fagli male. Porca puttana. 84 minuti, 2-1 per il Nottingham Forest. Da quanti anni? 50 anni ora? Sì, ne avrà due in meno di me. Ma chi dite, scusate? Pucci. Sulla cinquantina. Mamma mia, che chiusura che ha fatto Vassili. Mamma mia. Io mi chiedo Buffon quando si ritirerà. Quando vince la Coppa e campioni. Ups. A 90 anni. Bucci non era un fenomeno, ma le pietroline che ci ha tolto, le castagne da quella porta, con la mano aperta, con i piedi, madonna, le parate che faceva con i piedi, come cazzo faceva, io non lo so. Non era. Io ho in mente un gol di Totti nell'anno dello scudetto, che c'era Bucci in porta, del Torino, che salta tutta la difesa, compresa Milanese e compagnia, e poi salta anche Bucci porta. E poi la mena. Ah, vabbè. Tanta roba. Ascolta, è milanese, se c'era Glick in porta non andava. E ora Glick ce l'ha il Benevento. Ok, allora. Non me lo ricordo. 19 punti e siamo, cioè, 19 punti, siamo 13esimi. Sì. A meno 3 dalla zona che poi potrebbe essere playoff alla fine, meno 4. Sì. Dalla terza all'ottava playoff. L'Huddersfield ha 23 punti, quindi meno 4. E se tu arrivi, se non sbaglio, se è come in Serie A, in Serie B, se tu non arrivi, se tu arrivi terzo, quarto, non giochi il primo turno playoff, sì. Chiaramente. Allora, ho risbagliato ancora. Ultima partita, ragazzi, poi okay. La finiamo. Sì, perché poi qui. Io raga devo andare via. Via, vado qua in paese, vado dalla farmacista a prendere punture. Ho tirato avanti senza vedere se qualcuno era in forma o meno. Vabbè, contro lo Sheffield. Ma è un lancio di Bilbao questo qui. Bibiano? Bilbao. Ah, ok. C'è Casti di Nessa Unie che non sono proprio. Lanciava dalla difesa davanti all'attaccante. Mamma mia. Proviamo a lasciarla così la squadra, anche se Saugne e Castedin sono praticamente morti, insomma. Saltare il milanese, Francesco, lo saltava anche mia sorella con un braccio solo. Esagerazione, via. Ha giocato anche il milanese. Ma che fosse stato sempre lì. Cinta, c'è giocato anche Ventola. David, per piacere, basta, Già, è amico di Shave Like a Bomber. Porca. E a Dani. Cioè, è possibile avere tutti sti rimpalli? È possibile? Guarda che Roma. Cioè, come fai a giocare a controllare un omino quando è così? È un casino. Raddoppi, li tocchi, gli da fallo. No, devono sistemarlo. Rischio dello Sheffield. Ma ce lo sistemano con l'aggiornamento di PES 21? Non lo so, ma non lo so. Dicevi? Dicevate, scusate, non vi seguivo. No, dicevo che lo devono sistemare un bel po' sto gioco a livello di script. Dito, l'aggiorneranno con PES 21. Sì.
Forse. Come hanno aggiornato la Ferrari. Madonna, fuori tutte e due da mamma. Dal Sa Q3. che Da buono che annata, hanno passato il bruttissima. Q1. Io credevo non passassero neanche il Q1. Già disegnato questo campionato qua, un po' via tutto quello che è successo, gran premi annullati, poi ripresi, poi non si sapeva se correvano. Casino. Mi ha dato un bel danno va sta roba. Mamma mia. Poi qui Castellina al volo, non male, poteva far di meglio. La prossima è una... salvo perché chiude. La prossima gioco contro il Torino. Aia, Ah, gioco io. la sfida granata. Penso di sì. E Allora, lì che come non fa a riesco a giocare giocare. Vieri e Aguilera in attacco, eh? E poi Aguilera di Goyos, mamma mia che parata che ha fatto Messi. Ok. il portiere dello Sheffield, cioè. Comunque anche qui non capisco perché fa giocare Di Fusco e Marchegiani lo tiene in panchina, non ho capito. Perché prima di fare la formazione bevono. Eccolo il vantaggio, Goyos 1-0. Che esulta la Ronaldo, come sempre. Lo può dare via, per favore. Esulta la CR7. Adesso diamo via i giocatori perché esultano come lui. Esatto. No, no, si scherza ovviamente, ragazzi. Mi raccomando. Mettiamo un po' giù gli occhiali. Adesso Dici, inizia di nuovo. Nasce una lite. David, quanto ne manca a Luigi per l'affiliazione? Ah già, mi devo iscrivere, dopo mi devo E ti ho registrare. 4 follower. Ah, ok, perché Oggi è lì. arrivato 11 spettatori. 12? Sì, a un certo punto, perché lui ha fatto hosting. Ah, a chi? A Lui. È uno che portava 47 follower. Micchia. Ne aveva 42 oggi quando era partito. Sì, Marco, bella azione. Ti hai detto bella azione, sì, bella. Ma guarda che culo! Cioè, Saul, il tiro di Saul è deviato il palo. Vabbè, data di Molto, molto lusso. whisky. Bevono molto whisky, eh Mamma mia. sì. E quindi mi mancano 3 followers perché le visualizzazioni ce l'ha già. Secondo me sì, perché oggi ha fatto 12 follower, di media l'avrà alzata, arriva a 12 12, fo 12 follower, 12. 12 visualizzazioni a un Cioè, certo che culo, punto. ragazzi, ancora vista il salvataggio del portiere sul palo. Di media aveva 4 o 5, poi è Cioè. entrato questo qui, ne ha fatti 12 e poi ha tenuti per un'oretta, poi è andato a pranzo, aveva 4-5 spettatori, ora ce n'ha 3, Ma 2 perché... dici una cosa, ma hai fatto hosting in un altro canale, fammi capire. L'altro canale ha fatto hosting a lui. Ok, Così. allora a parte glielo passo dopo io. Quando finisco qui mi passo l'hosting anch'io. Ah, poi Il voglio problema chiudere è se la l'accordo. gente lo segue, capisci? Questo ha Oh, fatto quello, dopo hosting. ragazzi, un po'. Lì è un po'. Sì. Ma per iscrivermi sul suo canale si chiama sempre come su YouTube, eh? Sì. Magico 84, ti sei iscritto. Sì. Devo sempre iscrivermi, dai, mi dimentico sempre. Scriviti, va, almeno arrivo a 48. Almeno così, Ma almeno a 48. cosa fai? Lo cerchi su... fai cerca, scrivi Sì, canale, nome, cerca no? su Twitch, Come scrivi YouTube, Marco. uguale. Sì. Ok. Eccolo Arcas, la palla dentro per Goyos, che viene fermata al momento del tiro. Madonna santa. Dai. Madonna. Murphy non è un buttatore, eh? Iorfa. Oh Lorenzo, buon pomeriggio anche Ciao Lore, buon pomeriggio Lore. Lui gioca tanto su GT Sport.
Sì, me lo diceva. Dici, David, quando si torna su Farming una di queste sere? Quando vuoi. Che me l'hanno chiesto in parecchi, in realtà. Poi ora si... Ma te l'hanno chiesto qui? Hanno Poi per metà... aggiornato la Ischia e la cosa? Tutte Cosa? La Cantabria? e due. Quindi devi aggiornarla. Io l'ho aggiornata. Ok. E poi ragazzi, circa per il 20 settembre guardiamo anche di incominciare qualcosa di guida. Anche perché ho risolto col Arrivo, arrivo. volante, se Dio vuole. Quindi tutto a posto. E niente. Bravo, bel inizio di secondo tempo. Andata bene. Comunque ho iniziato anch'io la serie su Farming, chiaramente sulla roleplay. Ok. Ho preso la istancia alla pace. Non ho messo nessuna. Ho messo due mod e basta. Ho messo la come si chiama? Vabbè, multiple mission e la season e la cosa. E la Geo Season che non è su un'altra season. E poi ho preso quella della super forza. Ho messo altri mod. Ok, ancora calci di punizione di casta non Tenuto. troppo forti. Vabbè. Hanno per altre. Castedin rischia qui lo Sheffield, poi riesce ad inviare però Brosco in anticipo. Pallister che salta l'avversario, ancora Pallister. Goyos che ci prova al volo. Bloccato. Pallister. Saugne. Passa velocissimo Teixeira, lo vede. Il cross, poi qui Goyos goffissimo nell'andare a cercare la palla. Pallister è proprio lento. Sì, a sinistra siamo coperti, insomma. Diciamo che a sinistra è già meglio, a destra proprio è nulla più totale. Ci vuole un esterno destro come il pane, a meno di non riadattare Harrington a destra, ma non è un'ala. Sarebbe anche Dier, bisogna vedere quanti anni ha. È buono, Chi? eh? Dier. Ve l'ho detto, il Però. progetto su questa master è molto ambizioso, nel senso che vorrei creare qualcosa di particolare, nel senso o giocatori italiani e Per cambiare anche un po'. vivaio. Sì. L'anticipo di Ghiorza che rischia anche un po'. Comunque devo dire che lo schema riesce a giocare insomma bene, Sì, abbiamo già preso Salcedo e Luperto, due giocatori italiani. E poi abbiamo preso, cioè siamo in trattativa per Di Marco e Bonazzoli. Altri due prospetti che, insomma, eravamo esatto. indecisi se tuffarci anche su Favilli o meno, poi abbiamo ripiegato su Bonazzoli della Sampdoria. Il problema, il nodo principale, intanto Brosco, azione centrale, è l'ingaggio. Arcas! Mamma mia, la gran parata del portiere del Sheffield. Ancora, 71esimo, Rich. Tanto Gyorza, poi ancora per Pallister che stavolta fa una buona cosa, poi ovviamente ha fatto due cose buone, la terza.
è andata come è andata. Gyorza sbaglia il passaggio. Ora Fox direi di fare dei cambi, anche perché mi ero scordato di avere Castine e Saugne non al meglio, e direi mettiamo lì Kainen. Comunque già lo spirito da 34 è salito a 52, quindi insomma di certo non banale in una quindicina di partite alzare di 20 punti lo spirito squadra. No. C'è più Roberto quel gioco di Fall Guy, non c'è più su PlayStation Plus, o c'è sempre, non so. Tanto Goios, la conclusione in calcio d'angolo dal primo settembre 9, quindi sempre in tempo a scaricare. Harrington palla per Goios che di testa viene anticipato. Allora Teixeira per Pallister. Comunque te mi hai chiesto quali titoli Street Fighter 5 mettono e PlayerUnknown's Battleground. Lasciamo dove? Perdere quello lì, è un Battle Royale. Non ci credo, sbaglia Gyorza. Attenzione perché può ripartire lo Sheffield, ma per fortuna sbaglia. L'ha provato PlayerUnknown's Battleground. Ho guardato i trailer su YouTube, non so, mi puzza di Fortnite. O meglio di Fortnite, però in realtà Fortnite ha copiato da quello lì. Street Fighter 5 è bello come picchiaduro. Sì. Seira la mette in mezzo, Arcas. Allora lo prendo. Viene fermato. È la serie di Street Fighter, quello che giocava alle sale giochi. L'ultimo. Oh, allora lo piglio. Rosco. Scarico. Pallone per Teixeira. Ti danno però la versione standard, cioè standard vuol dire che non c'è tutti. Il cross Wildsmith in anticipo, 89esimo. Rhodes, la palla per Tuya, poi Melikov, gioca per Gyorza. Mamma mia che rischio, ed è calcio di punizione per il Nottingham Forest. Mamma mia cosa ha rischiato Gyorza. Sì. La spariamo in avanti, Tuya. Più in avanti possibile. Cercare Arcas. Scaduti due di recupero. Lugongo finisce qui. E siamo a tre vittorie di fila. Buono. Tre vittorie di fila. Portiamo a casa contro lo Sheffield una vittoria preziosa. Saliamo a 22 punti. E l'ottavo posto è sempre a meno 4. Però siamo ora in una situazione di classifica molto tranquilla. Per ora retrocederebbe il Millwall. Il Millwall, Andrea. Sicuramente il Luton e il Barnsley. Ah. Il Luton. Tanto bene. La prossima è contro West Bromwich Albion. Ok, ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qui. Io ringrazio Roberto e il nostro Bex. Grazie a te, grazie a voi. Sì, Marco, infatti Pinamonti sarà un altro obiettivo poi. Il problema è quel che ci manca ora è l'ingaggio, quindi gli ingaggi, sì. Niente, io ringrazio tutti i ragazzi che sono passati dalla chat, Marco, Lorenzo e tutti gli altri. Noi ci becchiamo, penso, non so, stasera non lo so, vediamo, sicuramente domani o di pomeriggio o la sera ci troveremo sicuramente qua sul canale. Quindi buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento. Ciao ciao. Ciao a tutti, grazie.